Il Teatro Argentina diventa palcoscenico per gli studenti universitari durante la festa dell'accoglienza organizzata come da tradizione dalla pastorale universitaria. Nessuno a Roma è fuori sede, questo è il tema principe dell'evento che si pone come obiettivo quello di accogliere le matricole universitarie che si ritroveranno ad affrontare una vita lontano dalla propria città. Monsignore, anche quest'anno settimana dell'accoglienza agli universitari, nessuno a Roma è fuori sede. Cosa vuol dire questo messaggio? Vuol dire che la Chiesa di Roma e insieme quella città vive intensamente questo momento importante dei giovani. Molti di loro iniziano una nuova esperienza universitaria, ma tanti altri iniziano un nuovo anno, e questo è un momento importante per tanti giovani, e la Chiesa di Roma vuole far sentire la sua presenza, nel senso che condivide con loro, vuole essere partecipe delle loro preoccupazioni, ma soprattutto vuole anche offrire possibilità di incontro, come quello di questa sera a Teatro Argentina, ma come quello che già si è svolto l'incontro di Azione Cattolica nelle Capellanie, e lunedì sera a Roma 3 ci sarà un altro momento di incontro, ecco, tanti momenti per non far sentire soli i ragazzi. Penso che in questo momento sia davvero importante che insieme possiamo porre le basi per un futuro che sia di sviluppo, sia nella formazione dei giovani e delle future generazioni, ma soprattutto anche di dare un segnale positivo alla società, che ci sono tanti giovani che vogliono impegnarsi per il futuro della crescita umana e cristiana della società. Dal canto al ballo alla recitazione, tante sono state le forme artistiche scelte dagli studenti delle università romane per esprimere in maniera del tutto personale il senso della propria esistenza da fuori sede. Come al solito, la serata è completamente dedicata agli studenti universitari e alle loro performance. Cosa vuol dire questo spazio per loro? Devo dire che di anno in anno sono sempre di più gli studenti protagonisti, e questa sera io non so neanche il programma, ma ascolteremo tanti gruppi di capellanie universitarie.